sono mai abbastanza. Perché? Oh.
Thank you.
sarebbe andato a cena con un amico che tornava dalla Cina, l'italiano di 38 anni, contagiato dal coronavirus ed ora ricoverato all'ospedale di Codogno nel Lodigiano. L'uomo in prognosi riservata con insufficienza respiratoria. Le sue condizioni sono ritenute molto gravi. Ed è di 2.247 morti ed oltre 76.000 contagiati nel mondo, l'ultimo bilancio ufficiale dell'epidemia. In Giappone ci sono anche due alunni di una scuola elementare tra i tre nuovi casi di contagio. Dalla Cina fanno sapere che ci vorranno ancora due mesi prima dei test clinici per un primo vaccino. Sono 141 tra medici e paramedici dipendenti dell'ospedale Grassi di Ostia denunciati dalla finanza per aver permesso ad amici e parenti di eseguire accertamenti ed analisi completamente gratuite. L'indagine è partita da una denuncia presentata nel 2017 nei confronti di un'infermiera. Da domani per una settimana in Afghanistan entrerà in vigore una riduzione della violenza frutto dei duri negoziati in Qatar tra i talebani afghani e gli Stati Uniti. Lo annuncia il governo di Kabul. La tregua dovrebbe aprire le porte ad un accordo per un ritiro delle truppe americane. Europa League in chiusura, prima perla di Eriksen e un gol anche di Lukaku. In Bulgaria l'Inter ipoteca gli ottavi di finale vincendo 2-0 in trasferta. In casa giallorossa all'Olimpico Perez affonda il Ghent, la Roma soffre ma può sorridere, la gara finisce 1-0 per la squadra di Paolo Fonseca. Ed è tutto, a più tardi. Volevo sprecarla.
Bionda e la Mora con l'orchestra di Bagutti. Salutiamo tutti i camionisti che stanno ascoltando Radio Sorriso. In particolare saluto Alberto e chi come lui ci porta in giro per l'Italia. Buona giornata Tiziana, altrettanto a voi della mattina e del pomeriggio. Un saluto da Alessandra, ciao carissima. Aspetta che ti do una bassa di statura e viva il tacco. Sono con te. Mi spiace essere arrivata alla mia età, 72 anni, e non poter permettermi più di mettermeli, ma un tacco 5, insomma, sempre scarpa morbida e comoda, un tacco 5 si può anche fare. Cara amica, brava, non farti mancare questa, come dire, questa opportunità di stare bene in una scarpa comoda, ma anche con un po' di tacco, che poi fa anche bene, perché fa bene anche le gambe. Se baña, se bebe, se canta.